Oggi parliamo di come vestirsi a Londra, ma prima di tutto, sigla! Il clima a Londra in genere è abbastanza temperato tutto l'anno, spesso nuvoloso e con piogge frequenti, ma anche tempo bello e stabile per altri periodi. Eppure la piovosità è minore di quanto ci si aspetti, in realtà circa 55 cm l'anno. Inoltre raramente c'è nebbia e nevica praticamente quasi mai, quasi. La temperatura varia dai 12 ai 25 gradi in estate e 2 ai 12 d'inverno. Ti consiglio di portare quindi abiti pratici, ma anche essere attrezzato in caso di pioggia, quindi l'ombrello è sempre utile, stiamo parlando pur sempre di Londra. In generale Londra è una città particolarmente casual, anche se la gente tende a vestire con colori più scuri di quelli che si usano in Italia, la regola base per tutti i giorni è indossare quello che più ti fa stare comodo, quindi non sarai fuori luogo se indossi un paio di jeans, ma magari ti sentirai maggiormente a tuo agio con un abbigliamento un po' più elegante, che ti farà sentire in un certo senso a tuo agio nel lussuoso Harrods per esempio. A proposito, i jeans sono stati appena votati come l'indumento più antiquato nel guardaroba britannico, quindi sono piuttosto assenti al momento tra chi la moda la fa e chi la segue. Le pashmine e gli occhiali da sole poggiati sulla testa sono particolarmente chic tra le signore che pranzano a Chelsea. Il nero è sempre il benvenuto. I ragazzi spesso optano per i pantaloni di stoffa khaki di cotone e camicia col collo aperto, con pullover o giacche d'inverno. Ma se fai per esempio un salto a Camden o a Portobello Road, troverai tutt'altra moda, quindi qualsiasi cosa in realtà va bene, anche gli scarti degli stilisti. Non importa se sembri trasandato, purché tu abbia impiegato del tempo per ottenere questo effetto e che sappia esattamente quale stilista abbia creato quel particolare indumento. Diventi cool. E adesso parliamo dell'abbigliamento per chi cerca lavoro. Infatti, in un certo senso, qua arriva il difficile. Anche se gli inglesi in generale sono bohemien nel creare il proprio look per il tempo libero, scegliere cosa indossare al lavoro in ambiti formali è tutt'altra storia. Nella City, il grigio scuro e il blu navy sono generalmente la norma. Gli abiti a righe sono permessi, purché non eccessivamente creativi. Alcune aziende, infatti, permettono ai dipendenti di avere un look leggermente più casual il venerdì, ma in caso di dubbi opta per giacca e cravatta. Non scegliere mai una camicia coi bottoni sulle punte o una cravatta a strisce, a meno che non abbia un significato particolare, come ad esempio indichi l'appartenenza alla vecchia scuola o a un particolare club. Il panciotto dovrebbe sempre avere l'ultimo bottone slacciato. Questa mania pare sia nata da Giorgio III, che era diventato troppo grasso per poter allacciare tutti i bottoni del panciotto, e la sua corte interpretò questo fatto come una nuova moda e lo stesso fece il resto di tutto il paese. Ed ora parliamo di come vestirsi nei locali. Sebbene i teatri e le sale da concerto accolgano un pubblico vestito nei modi più disparati, ci si sente sempre a disagio, in un certo senso, senza almeno una giacca o una camicia col collo aperto. I jeans e le scarpe da ginnastica non sono decisamente all'ordine del giorno, quindi evitateli. Se volete andare al Royal Opera House, indossate almeno una giacca e una cravatta, perché a qualcuno piace addirittura indossare la cravatta nera o perfino quella bianca. Ma ad esempio, se andate al Colosseum, non è poi così formale, quindi potete andare un po' più sciolti. I ristoranti variano, ma la maggior parte accetta qualsiasi tipo di abbigliamento. Detto questo, probabilmente ti sentirai a disagio ad entrare in qualche locale super fashion, come per esempio il Pharmacy o il Titanic, con indosso un abito poco elegante. Quindi fai il figo. Inoltre, alcuni ristoranti più chic esigono giacca e cravatta necessariamente, altrimenti non entrate. Quindi se avete deciso di mangiare fuori, ti consiglio di chiamare il locale prima di uscire di casa e informarti se richiedono un tipo di abbigliamento particolare. E poi, come ci si veste per gli eventi importanti? Gli eventi formali sono un vero e proprio incubo per chi non sa cosa sia giusto o sbagliato indossare. La cosa migliore da fare è mantenersi, secondo me, sulla semplicità e sulla tradizione. Non solo starei meglio, ma eviterai anche di sembrare in un certo senso fuori luogo, il che potrebbe causare un imbarazzo all'evento in questione, soprattutto nel momento della foto. Se sei stato invitato a un evento formale, sull'invito dovrebbe inoltre essere indicato il tipo di abbigliamento richiesto: abito intero, abito da giorno, cravatta scura e cravatta bianca. Insomma,
è molto più semplice di quello che tu possa immaginare. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se guardi questo video su YouTube, oppure se lo stai facendo da Facebook, mi raccomando, clicca sul tasto mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao ragazzi!